Hola love, hola chica, hola chichi, ciavelli, ciavelle. Allora, questo è il video più insensato che esista sulla faccia della terra a dicembre con il cappello e con la canotta. Allora, devo far vedere queste tette immense che mi sono venute. Mi piaceva questa cosa di mettermi cappellino e canotta e mi sono messa il cappellino e la canotta. A facciaccia di chi ci vuole male. Tiè! Allora, dunque, mi siete mancate tantissimo, non sto girando da un sacco di giorni, però mi mancavate, quindi il tempo sta stringendo perché fra qualche giorno, settimana, forse partiamo e quindi avevo voglia di fare un video insieme a voi. Siccome non sapevo bene o male di cosa parlare, allora farò un altro video, che non so se lo metto prima o dopo questo, che è molto importante, ma è un video abbastanza breve. Non sapevo di che parlare e ho intenzione di parlarvi di alcune maschere che sto usando in questo periodo. Vi volevo fare la skincare, però non è che sto usando grandissime cose. Acqua micellare, quella grande, c'ho un detergente per il viso e latte detergente, quindi ho preferito parlare di alcune maschere. Le ciglia finte che vedete, trucco basic basic. Sono queste qua che mi sono state inviate da Pur Derm Italia, che vi lascio il link nell'info box. Sono queste qua. Perfetto, non trovo la scatolina. Era qui adesso, non è che ora. Vabbè. Fanno parte comunque di questo set. Queste sono quelle un po' più corte. Sono folte come queste, solo un po' più lunghe. Vabbò, comunque vi lascio tutto nell'info box. La cosa che è stata la cosa meravigliosa è che all'interno c'è questa piccola colla. Scusate, ma c'ho la luce sparata. Questa piccola colla che è tipo quella della Essence ed è fantastica. Cioè, è veramente bellissima. E quindi attacca meglio della Duo perché è simil Essence, diciamo che è identica. Allora, voglio parlarvi di alcune maschere che ho utilizzato in questo periodo, quindi ve le mostro e vi dico cosa ne penso, ok? Perché in questo periodo mi sto facendo un sacco di maschere, veramente, veramente tantissime. La mia pelle ne aveva veramente bisogno perché stavo veramente facendogli, cioè per tutto il periodo che comunque non sono stata troppo presente, non mi facevo maschere, quindi aveva bisogno. Se tirassi fuori il Clarisonic, sono sicura che comunque avrebbe bisogno anche di quello, però ce l'ho negli imballaggi giù questo è il cappello che ho comprato alla bancarella e lo adoro. Questo cappello io lo amo, con queste due papale lo adoro. Cioè, i capelli che sono sempre più rossi e sono sempre più brutti questi capelli. Cioè, io più che voglio il rosso, più che questi capelli sono sempre più rossi. Vabbè, allora vi faccio vedere questa come prima maschera. Questa è la maschera viso all'argilla nera. Non so se vi ricordate nel promossi e bocciati, anzi non nei promossi e bocciati, nei promossi che vi metto qua nel pallino. Non so se il pallino sarà qua o qua. Però vi ho fatto vedere la crema, quella famosa crema della Pupa che mi aveva fatto impazzire e mi fa impazzire tuttora. Questa è della stessa linea, Orienta Pupa. Pagate anche questa 2,90 € insieme alla crema. Allora, guardate, c'è il punto, guarda, c'è il prezzo qua. 2,90 alla All Scent. Allora, il prodottino è questo, ha lo stesso odore della crema, quindi è, oh mio Dio, c'è un po' di terapia. Non è nera. Non è nera, ma è color argilla. Allora, sono 50 ml. Io l'ho fatta un paio di volte, forse 3 volte. Ed è quasi terminata. Io ho ste ciglia, sono sempre peggio, raga. Le mie sopracciglia sono sempre peggio. Però, vabbè. Se ne stanno veramente andando a farsi benedire. Comunque. Allora, qui dice Black Clay. Vabbè, non dice niente di che.
Devo essere sincera, non è malvagia per averla pagata 2,90 euro. Prezzo buono, una maschera che uno si può comprare, tranquillamente dare. Devo dire che comunque un po' mi ha bruciato la pelle. Strano perché io ho veramente una pelle che, oh mio Dio, la mia pelle regge qualsiasi cosa, anche veramente. Cioè, il fo vivo e non sgalla, quindi io ho delle tette, veramente faccio panico. L'altra sedia che avevo era più figa perché mi faceva stare un po' più alta. Questa è un po' più alta. Ora che ho un po' di tette, fammele vedere queste tette, se no, niente. Ah, la svolta. Quella che avevo io ai tempi miei del mio. Esatto! Allora, comunque dai, per il prezzo che l'ho pagata, non male, una mascherina abbastanza buona, dai. Da risciacquare con un profumo pazzesco. Se trovate la crema, vi giuro, cioè, anche se costa 5 euro, prendetela perché è paradisia. Poi veniamo ad un'altra mascheruccia. Questa mascheruccia qua mi è stata inviata da dei cinesi che mi hanno contattato e me l'hanno venduta tramite Amazon. Allora, si chiama Liberatex Blackhead Remover Cleansing Skin, Creamy Skin, Soft and Smooth Skin Bamboo Charcoal Mask. Allora, cosa dire di questa maschera? È una maschera da 120 grammi. Sì, allora, innanzitutto la ditta mi è rimasta proprio sulle palle, mi hanno mandato una maschera e me l'hanno menata, non vi dico quanto, alla fine l'ho mandata a cagare e gli ho detto, no, non l'ho mandata a cagare, però gli ho detto, abbiate pazienza, ci sono aziende che mandano delle paccate immense di roba e non si fanno sentire, e poi mi avete mandato una maschera e per giorni, ripetutamente, dopo avermela inviata, giorni, giorni, video, 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 cioè, innanzitutto non faccio un video per una maschera e ve l'avevo detto. Farò un video in generale quando se parlo di maschere, dei promossi se mi è piaciuta, promossi bocciati se non mi è piaciuta, cioè. E infatti mi hanno chiesto scusa, però se trovano anche di questi personaggi qui. Allora, la maschera è questa, non con questo, cioè, per carità di Dio, quando un prodotto te lo inviano è giusto uno faccia la recensione, però, cioè, non me la puoi menare tutti i giorni dicendomi, cioè, il video te lo faccio, dammi tempo, cioè, addirittura se ne approvo di che cosa devo dire, cioè, l'ho fatta due volte da quando mi è arrivata. Allora, il prodotto è questo. Qui invece di dare gli ml danno i grammi loro, quindi 120 grammi. Bamboo Charcoal Mask, funzioni, ingredienti e direction. C'è pure la faccetta. Allora, cosa dire di questa maschera? Questa invece è proprio nera. Io avevo una maschera nera presa da AliExpress tipo 2 anni fa, 3 anni fa. Non mi ricordo chi mi ha detto, Cami, ma buttala perché no, io ce l'ho ancora, la uso e vi posso garantire che è perfetta, va benissimo. Oramai è in fondo, però io mi sono trovata bene e va tranquillamente. Allora, questa maschera qui ha una particolarità. Ci sono dei pro e dei contro. Allora, questa la rimuovete con le spugnette, quindi niente di che. Questa qui è particolarmente solida, ve la faccio vedere. Eccola qua. Guardate. È molto, molto, molto solida. Come l'altra nera che ho. Quindi questa dovrebbe essere di quelle che si tolgono così. Allora l'ho fatta pure l'altra sera, perché naturalmente una maschera quando la fate la prima volta non è che poi si può capire tanto, invece poi l'ho rifatta. Allora, di pro ha che è molto buona nel senso, è molto potente. Quando la levate comunque la pelle si sente che è molto liscia. Io per esempio dalla parte di qua, vedete, ho questi che secondo me sono pure bambini, cioè nel senso non bambini, sono chicchi di riso. Esatto. Esatto, sono dei cacchio di chicchi di riso che mi si formano qua. Ok? Per il resto il mio viso non ha magagne, insomma, quindi non, cioè solo io mi posso strizzare un bollicino in diretta per vedere se è un chicco di riso o no.
Quindi la cosa buona è che veramente fa il suo dovere, pulisce bene e fa un bel lavoro, però ha una magagna. Queste maschere nere, quindi compresa l'altra, quando te le vai a togliere è penso, la sofferenza più totale. Dovete stare attentissime a non metterle nelle sopracciglia o comunque nei peletti, e specialmente qua. Cioè, è una tragedia dove le levate, perché sono talmente gommose che vi rimangono totalmente attaccate ai peli del viso. Quindi per rimuoverle è una tragedia. Vi viene dei luccichoni agli occhi, cioè grandi così, tipo manga, perché per togliersele è veramente, 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 veramente un problema. Secondo me è una pecca grossa, perché tutte le volte, cioè, uno si fa la maschera, non è che può patire le pene dell'inferno per togliersela. Quindi, secondo me tolgono pure i peletti, perché nel senso è talmente forte e radicata la maschera che te le togli e secondo me i peletti te li leva, cioè. E non so quanto possa essere buona questa cosa, però è una pecca che la maggior parte delle maschere nere che io ho provato hanno. Fatemi sapere se anche voi avete provato questa cosa, ma per quanto possa essere buona, veramente fai fatica poi a... Io questo rossetto stasera, per esempio, non me lo vedo. Vabbè. Fai veramente fatica a toglierla e diventa veramente un problema. Però devo dire che la maschera non è malvagia. Comunque vi lascio il link nell'info box della maschera. Veniamo adesso a delle maschere che mi sono state inviate da Pure Derm Italia, di cui vi ho fatto il video, l'ultimo video che ho messo era loro, o il penultimo, che vi lascio qua o qua il video, non ricordo. E mi hanno mandato queste due maschere. Ecco, manca poco, mi cavo un occhio con la punta della maschera. Allora, loro mi hanno mandato due maschere. Una d'oro e una... In questo buco si vede arrivare il mio... Cioè, questa stavolta t'ho sgamato. Si è tagliato un ciglio. E tipo si è tagliato il ciglio a mezzo occhio. Guardate. E si è tipo tagliato la testa per tagliarsi un ciglio. È finito... Fai? No, 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 ho No. messo in pausa. Ok. Ah, è un moscone, bello? Scusate, eh. Ma non me lo fa stoppare via, perché che cazzo è? Eh? Ok, meno male. Moscone di questi tempi Che sono cazzo lo so, andati in è no. vacanza. Sono Va andati in bene, dai, vacanza. 5-10 minuti ho finito. Ciao. Ciao. Queste due, questa è diamante e questa è d'oro. Allora, queste due maschere sono la fine del mondo. Devo dire che non hanno pro, non hanno contro. Vi spiego perché anche queste si tolgono, entrambe come questa, quindi così. Però sono leggerissime, cioè, allora, sono pastosissime anche queste. Allora, questa è quella dorata. A parte hanno un odore che ci faresti il bagno, cioè, ti giuro ci faresti il bagno. Eccola qua, vedete? Sono belle, belle. Non la voglio sprecare nemmeno un millimetro. Sì, non ho... Allora, per esempio, questa... Veramente è pastosissima e quando la date vi viene proprio lo strato alto, perché comunque si fa anche fatica a modellarla, no? Questa qui, nonostante si faccia fatica a modellarla, perché anche questa è bella pastosa, quando poi la date riuscite comunque molto bene a toglierla e quindi è veramente una pacchia questa. E anche queste due, allora io queste due le ho fatte una volta e una volta, devo essere sincera. Quindi non ho visto per adesso la differenza tra una diamond e una gold, quindi non è che ho visto la differenza di... Però entrambe lasciano la pelle morbidissima e questa credo sia la cosa principale. Allora, questa invece è gold. Allora, sono entrambe da... Ah no, questa è da 100 ml e questa è da 75. E infatti sentivo che qui ce n'era molta meno nella gold e questa è molto più piena. Allora, la diamond, vediamo cosa dice. Con idrolizzate di soia, proteine, acido ialuronico, non so leggere,
Olio di avocado e diamond powder, immediata lucentezza e luminosità. Allora, questo devo essere sincera, per adesso non l'ho notato, anche se la mia pelle è molto più luminosa, però sto usando anche una crema. Quindi per averla fatta una volta io questo non lo posso dire. Però è veramente la adoro, cioè le adoro tutte e due, le togli bene, ti lasciano il viso bello morbido, profumato. A me piacciono, ecco, con questa, per quanto secondo me probabilmente toglie più impurità, però Cristo c'è un patimento. Mentre la Gold, ecco, esatto, questa invece è ideale per asportare le cellule epidermiche superficiali, rimuovere le impurità e donare lucentezza. Non so leggere, vabbè. Peel off face mask, entrambi, vedete? Paraben free, e sono di quelli col coniglietto, quindi non testate, questa non c'è il coniglietto. Quindi io ve le straconsiglio, non mi ricordo il prezzo, ma non è esagerato. Comunque vi lascio sempre il link nell'info e-box. Allora, l'ultima che vi faccio vedere è questa, perché l'altra l'ho già fatta. Devo fare stasera, e lo faccio stasera perché non ho avuto tempo di fare quello gommoso al silicone. Ultimamente sto provando queste qui faccine, che io non amo particolarmente queste maschere qui, non lo so perché, però ne ho provate alcune, sì, vabbè, non è che mi fanno impazzire. E l'altra che ho provato, questa è all'aloe collagene mask, mentre l'altra sì, era il collagene, una cosa del genere. Questa è idratante. Allora, niente, queste sono faccine e ve le mettete come tutte le faccine. Cosa hanno di buono? Quella che mi sono fatta io aveva un sacco di prodotto all'interno, quindi voi una volta fatta la faccina, magari vi rimane un sacco di prodotto all'interno, ve lo potete spalmare sulla faccina stessa, oppure altrimenti spalmare dopo come crema, perché secondo me è tipo siero. Quindi, boh, a me è piaciuta l'altra, mi ha lasciato la pelle molto molto morbida, molto rilassata. Però ecco, io ultimamente mi faccio parecchie maschere, quindi non ho una pelle esageratamente brutta. Anche se sono molto stanca, perché la notte non riposiamo troppo bene. Quindi è un periodo molto stressante per me. Io non, ecco, non ho. Sono sincera che la mia pelle, per quanto. Fatto proprio storto, che la mia pelle, anzi, fa anche troppo, diciamo così, perché veramente non, anche lo stress non mi ha buttato fuori troppi bollicini, però non sto particolarmente bene perché devo partire, sono un po', ecco, quindi niente. Però l'altra faccina è stata molto soddisfacente, stasera farò l'altra più la bocchetta al silicone, che non vedo l'ora di provare. Va bene, bimbe, non ho altre mascherine da far vedere perché ho fatto la maggior parte di queste qui e ve le metterò poi nei prodotti finiti perché avete la bustina. E niente, vi volevo far vedere anche un'altra cosa. Sto utilizzando tantissimo questo come base. Allora, non so se vi ricordate, l'avevo preso in quello in quel sito cinese. E devo dire che mi sta piacendo un sacco. Io lo uso sotto il fondotinta. Praticamente lo uso sotto il fondotinta e mi ci metto sopra il fondotinta. Però ce cioè, non potete aprire. È luce pura. Cioè, allora, questo qui, vediamo se riesco. Non mi piace sprecarlo. Vi lascia, così sembra bagnato. Lascia parecchi glitter, tutti i glitterini nel viso. Quando siete fuori, cioè, vedete tutto il vostro viso straglitterato. Belle, mi piacciono moltissimo. Vediamo se qua, vediamo qualcosina. Sembra bagnato, però. Ecco, esatto. Io, sapete, sì, ce l'ho io. Te lo do subito, ho finito. E ho fatto. E quindi niente, va bene, dai, mio babbo gli scivola il telefono. Quindi vi saluto. Spero di avervi tenuto un minimo di compagnia. Vi faccio tantissimi auguri perché comunque vi farò il video della fine dell'anno. Quindi degli auguri della fine dell'anno. Io vi mando tanti bacioni, fate brave.
Sapete che siete il mio grande sostegno, però sono un po' in palla che me ne può. Io vi mando tanti baci e fate le brave. Ciao, cicchissime.